L'associazione culturale Parabatula presenta DNA, un piccolo festival tragicomico di musica, danza e teatro. Domani sera al Teatro Ferroviario, il primo spettacolo di tre, alle ore 21 si metterà in scena L'illogica inquietudine del palloncino. Un racconto surreale, ironico e riflessivo, che ha come protagoniste delle donne che vivono il loro percorso denso di inquietudini all'interno di un luogo immaginario, il tutto ambientato sullo sfondo di una casa abitata da palloncini. Allora, DNA è l'acronimo di sacranti nucleotidi autoprodotti. Il senso di questa frase è un po' il senso del festival, cioè aver portato delle autoproduzioni di un livello proprio molto alto a livello nazionale e anche internazionale, che però hanno in comune il fatto di essere delle produzioni artistiche un po' fuori dal comune. Tre appuntamenti con la direzione artistica di Alessandra Mura e Manuel Attanasio, le cui produzioni artistiche sono nate dall'incontro tra artisti sardi e continentali, in un processo di contaminazione ed evoluzione continua. È uno spettacolo di teatro danza, naturalmente con il Balletto del Mediterraneo, col quale collaboro da più di 30 anni, ed è uno spettacolo surreale in linea con il festival che si chiama L'illogica inquietudine del palloncino. Okay. Vi aspettiamo.